Lascio la parola al direttore del settore politiche del lavoro e welfare di Città Metropolitana di Milano, il dottor Federico Ottolenghi. Grazie Anna, buonasera a tutti e a tutte. Anch'io propongo subito la condivisione dello schermo per accompagnare queste considerazioni con pochissime slide. Mentre ascoltavo la testimonianza di Dennis e prima di Caterina De Luca, mi dicevo che è un po' difficile competere, diciamo, con queste testimonianze nella presentazione del protocollo. Però posso invocare come scusante la ferma convinzione che questo brevissimo protocollo, il fatto che sia breve, credo sia una qualità in questo caso, dovrebbe aiutarci a sviluppare ancora meglio, ancora di più, nel prossimo anno scolastico, esperienze come quelle che abbiamo ascoltato oggi. Partiamo da una riflessione sulle ragioni di questo protocollo. La cosa più importante, prima ancora delle due riflessioni che abbiamo condiviso qua sullo schermo, mi sembra questa, che siamo arrivati alla decisione di stendere, di firmare insieme questo protocollo, proprio sulla base dell'esperienza di questo progetto. Cioè ci siamo accorti che probabilmente serviva sia alle scuole sia agli operatori qualcosa che li facilitasse nei rapporti reciproci e nell'andare oltre le difficoltà delle procedure che tutti noi incontriamo tutti i giorni nei nostri progetti e li facilitasse nell'andare direttamente alla collaborazione sugli obiettivi del progetto. Come? Inquadrando appunto questi progetti nella collaborazione fra Città Metropolitana e Ufficio Scolastico e al tempo stesso credo una facilitazione concreta perché appunto, come dire, è una sorta di autorizzazione ex ante a tutti coloro che vogliono cimentarsi in progetti di questo genere, senza quindi dover stare a preoccuparsi se la cosa è fattibile, riconosciuta, è possibile, appunto, c'è un protocollo che dice sì, andiamo in questa direzione e che oltre a facilitare concretamente questo percorso, indica anche, credo, la condivisione di una volontà fra Città Metropolitana e Ufficio Territoriale, quindi Ufficio Scolastico Territoriale, quindi indica una direzione. Ed è il frutto di una collaborazione che nel corso di questo progetto è stata molto, molto facile, vorrei dire, molto positiva tra noi e l'Ufficio Scolastico. Anzi, tanto positiva che posso aprire una finestra che va al di là del incontro di oggi. Credo che questa collaborazione sia da estendere anche ad altri ambiti delle nostre rispettive attività che apparentemente sono distanti, perché noi ci occupiamo di lavoro e di servizio al lavoro prevalentemente, e ovviamente l'ufficio scolastico si occupa di istruzione, educazione, formazione, però noi ci stiamo sempre più convincendo che gli obiettivi sul tema del lavoro li raggiungiamo se riusciamo, e del resto l'hanno detto anche la professoressa Turotti prima e Vittoria Brunelli, li raggiungiamo se riusciamo a intervenire sull'orientamento e sulla formazione. Quindi credo che i campi di collaborazione, al di là di quella che abbiamo sperimentato all'interno di questo progetto, siano molti e abbiamo davvero il dovere e l'urgenza di esplorarli insieme nel modo migliore. Tornando un po' di più velocemente ai temi, diciamo, al testo del protocollo, appunto, come dicevo, serve, oltre a quello che ho cercato di dire adesso, a potenziare l'esperienza che abbiamo provato a costruire in questi anni e a promuovere questi percorsi, sapendo che lo facciamo sulla base di una sperimentazione, diciamo, una prima sperimentazione che era stata ancora precedente a questo progetto,
una valutazione di quello che è uscito in questo progetto allungato, soprattutto a causa della, allungato nei tempi, soprattutto a causa della pandemia, però mi pare di poter dire con degli esiti assolutamente interessanti, e quindi vediamo in che modo lo facciamo. Qui metterei in evidenza soprattutto due elementi di quelli che abbiamo richiamato. Uno è questo che abbiamo indicato modello di intervento condiviso, qualcosa che si fa attraverso l'analisi dei percorsi in atto, una loro valutazione e da qui facendo discendere le indicazioni per il nuovo bando e quindi per i nuovi progetti che dovremo seguire e che ogni ente dovrà proporre insieme con le scuole, con le imprese, e raccogliendo appunto le indicazioni come quelle che abbiamo sentito adesso dalle scuole, che vengono proprio dall'esperienza di questo progetto. E l'altro elemento che va incontro ad un altro tema che poneva proprio da ultimo professor Sabbadini è questo della presa in carico precoce in fase di uscita dal sistema scolastico attraverso l'attivazione della rete di sostegno territoriale. Questa naturalmente è un'indicazione, un obiettivo che ci poniamo, poi come svilupparlo farà parte sicuramente del lavoro che proseguiremo insieme. Gli impegni delle parti sono, come dire, facili da scrivere e da definire. La città metropolitana, il ruolo di coordinamento e soprattutto di valutazione e sviluppo delle proposte che vanno per venire sulla base dei del nuovo bando che pubblicheremo, all'ufficio scolastico, così come ha fatto questo nel percorso svolto finora, il supporto tecnico informativo, la facilitazione che è stata fondamentale nei rapporti con le istituzioni, tra enti in particolare e scuole, e naturalmente la promozione e formazione su questi progetti. E da ultimo ci siamo nel protocollo molto snello, come vedete, si dota anche di uno strumento operativo di operazione di monitoraggio dei progetti che serve appunto ad accompagnare lo sviluppo di queste attività e che, come si vede, ha una caratteristica di assoluta operatività e flessibilità, nel senso che può essere integrato di volta in volta dalle persone e dai rappresentanti di soggetti che possono essere utili al monitoraggio e all'accompagnamento dei. Naturalmente, e qui mi fermo, il protocollo è uno strumento che serve per raggiungere uno scopo, quello che dicevamo all'inizio, cioè ampliare e migliorare i percorsi di alternanza, accompagnando le ragazze e ragazzi con disabilità a fruire pienamente di questa possibilità che credo sia molto importante per tutti coloro che frequentano dei percorsi di formazione. Naturalmente una delle condizioni per raggiungere questi obiettivi accanto allo strumento protocollo è rinnovare il bando al Master Plan 2021, come ci diceva il suo intervento ancora Vittorio Brunelli, cosa che vorremmo riuscire a fare prima dell'anno scolastico, se possibile, per riuscire a lavorare al meglio nell'anno scolastico prossimo. Naturalmente questo ci impone di essere molto veloci, molto puntuali, non solo noi nella stesura, ma anche tutti i partecipanti al progetto nel fare un affondo ulteriore dopo la giornata di oggi, ma è già previsto a brevissimo, su appunto le cose che hanno funzionato al meglio, le cose che invece devono essere migliorate o aggiunte, perché l'elemento essenziale per poter migliorare è quello di farlo sulla base di una valutazione dei percorsi svolti appunto, tra istituzioni, tra operatori, tra famiglie, imprese e i protagonisti. Ma penso che anche quello che abbiamo ascoltato oggi ci dia l'indicazione che possiamo proseguire con fiducia su questo percorso e potremmo migliorare ancora le attività da molto positive che abbiamo visto nell'incontro oggi, che continueremo adesso a analizzare ancora con il prossimo.
intervento. Grazie. Ringrazio il dottor Ottolenghi per il suo intervento e passo infine la parola alla dottoressa Paola Rossetti dell'area Sistema Formativo e Capitale Umano di Assa Lombarda. Grazie mille, grazie Anna, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. E, allora, il bello di parlare quasi per ultimi è che molto spesso si ha poco da dire, perché mi ritrovo molto nelle parole, negli interventi di quanti mi hanno preceduto e ho intitolato il mio intervento PCTO da obbligo opportunità proprio perché è il punto di caduta e quindi dove vorrei arrivare con il mio intervento. Per farlo ripercorro magari un pochino storicamente quello che oggi chiamiamo PCTO, che soprattutto nell'area metropolitana di Milano ha una storia, che è una storia fatta di sinergie, di network e di attori che in un certo senso remano tutti insieme per arrivare a un fine comune, quindi forse il successo che progettualità come quella che stiamo sentendo oggi può vantare. Sul nostro territorio io ho di recente festeggiato il mio 20° compleanno in Assa Lombarda e posso dire che di fatto la storia dell'alternanza scuola-lavoro nel nostro territorio più o meno ha un ventennio, in quanto sento parlare di alternanza dal primo giorno in cui io ho messo piede in Assa Lombarda, ai tempi con i lavori del Polo Qualità per la Scuola, ma che ha avuto poi una spinta e una collaborazione a partire dalla riforma Moratti, che per la prima volta li prevede in maniera più o meno strutturata all'interno dei, diciamo, dei percorsi didattici come possibilità. E Assa Lombarda, rispetto al tema dell'alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, ha sempre lavorato in stretta sinergia con l'ufficio scolastico regionale e abbiamo sempre avuto un protocollo d'intesa. E nell'ambito di questo protocollo d'intesa, insieme all'ufficio scolastico regionale e alle sue articolazioni territoriali, abbiamo nel corso del tempo, insieme alle imprese, lavorato anche a una progettazione di, diciamo, un modello di progettazione di questi percorsi che potesse facilitare la presenza dei ragazzi in azienda. Questo perché da subito ci siamo resi conto che la scuola da una parte non è preparata nel dialogo con il sistema delle imprese, però d'altro canto anche il sistema delle imprese e l'impresa non è preparata ed è anche un po' spaventata dall'accogliere studenti all'interno, quindi persone che di fatto non sono ancora lavoratori maturi, in percorsi di addestramento che siano però diciamo ancora all'interno di un percorso di studi, diciamo percorsi curricolari. Quello che di fatto ci siamo dati come indicazione per partire con la progettazione di questi percorsi è proprio: partiamo da che cosa i ragazzi possono fare all'interno dell'azienda. Poi abbiamo visto l'alternanza scuola-lavoro ha avuto anche una sua storia, in alcuni casi che ha un filo rosso, anche se appare discontinua. È cambiato, ad esempio, c'è stato un rebranding, quindi cambia il nome, no? Non è più alternanza scuola-lavoro, sono percorsi per le competenze trasversali. In realtà metodologicamente non cambia, però cambia l'oggetto che viene valutato, quindi non più la competenza dura ma la competenza trasversale. Non cambia la modalità di progettazione, che parte da quello che gli studenti possono fare in azienda. E questo a maggior ragione, quindi spostandoci proprio sul focus di questo evento, dell'evento di oggi, è secondo me la chiave di volta e il successo. Nel momento in cui si va a personalizzare e a progettare un percorso, il percorso soprattutto per gli studenti che sono portatori di diverse abilità deve avere una progettazione personalizzata che parta proprio nel dialogo con le imprese, nello scouting, nella sinergia, da quello che effettivamente i ragazzi possono fare all'interno dell'impresa, accompagnati, così come l'inserimento lavorativo delle categorie protette è un inserimento accompagnato e tutorato
a maggior ragione per studenti che hanno di fatto un obbligo, cioè sono obbligati a fare un percorso di diciamo di alternanza scuola-lavoro, un PCTO, a maggior ragione per loro questa è una grande opportunità per conoscere il lavoro che non deve spaventare. Io mi trovo anche spesso a citare il primo articolo della Carta Costituente che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Questo ci dà un'indicazione, ce lo dimentichiamo spesso, però questa è un'indicazione importante, perché il lavoro è, se vogliamo, un diritto e deve essere un diritto per tutti, ed è forse quello che possiamo considerare lo strumento di inclusione sociale, di parità di diritto. A maggior ragione, quindi, quella che è concepita come una semplice, non semplice, però un elemento di obbligo, diventa a maggior ragione una opportunità di inclusione in generale per tutti gli studenti, ma soprattutto per gli studenti che sono portatori di diverse abilità. A partire, e quindi proprio con l'approccio che noi abbiamo sempre condiviso e che ho ritrovato nell'impostazione di questo progetto, che è la personalizzazione del percorso, il tutoraggio, quindi l'assistenza e l'accompagnamento del ragazzo nella scoperta di quello che è un percorso, un approccio lavorativo protetto, a cui si spera però si possa dare continuità. Trovo che questo progetto sia un progetto che in un certo senso si pone come filo rosso, il filo rosso che cuce gli elementi che da sempre ravvisiamo all'interno dell'alternanza scuola-lavoro come possibili criticità, cioè la debolezza dell'impresa e l'impreparazione dell'impresa da una parte nell'accogliere e nell'accompagnare i ragazzi all'interno di questo percorso, che è in realtà anche in alcuni casi condivisa lato scuola. La presenza di un ente esterno che faciliti il dialogo tra due entità che non sempre parlano la stessa lingua e che sono portatori di stanze diverse è sicuramente il valore aggiunto che nel caso degli studenti con diverse abilità può portare alla riscoperta da una parte delle attitudini, ma anche a una riscoperta assistita e protetta di quello che è una realtà, la realtà lavorativa, che di fatto non spaventa e avvicina in questo caso questi due mondi, forse troppo distanti, ma in realtà molto connessi. Mi fermo qui. Ho preso tantissimi appunti in realtà, però per onore di brevità voglio di fatto concludere qua il mio intervento, ravvisando semplicemente anche l'auspicio affinché venga data continuità a una progettualità di questo tipo, ma soprattutto per assistere una categoria che è la categoria degli studenti con diverse abilità, che deve a maggior ragione essere accompagnata in un percorso di questo tipo. E con però anche una dotazione finanziaria che consenta un tutoraggio che è assolutamente indispensabile, oltre che a quello che è già stato detto, e quindi servizi che assistano i ragazzi anche una volta diplomati, proprio perché è impensabile che dopo il diploma, a maggior ragione per persone portatori di diverse abilità, possano solidamente con le loro gambe e sulle loro gambe competere in un'arena, in un sistema produttivo che, non neghiamolo, è sempre più complesso, e lo è tanto per i cittadini tutti, quindi tanto per i lavoratori tutti, così come lo è per il sistema delle imprese. Il tema del diversity management è un tema che di fatto è di moda in azienda, se ne parla molto. Purtroppo sono molto poche le aziende che possono permettersi di avere in struttura un diversity manager, proprio perché, parlo per Assolombarda, quindi per la realtà che rappresento, la nostra base associativa vede per il 95% aziende di dimensioni modeste, quindi di aziende di piccole e medie dimensioni,
con degli organici HR non così strutturati da avere una persona dedicata all'interno dell'azienda a gestire le diversità. Diversità di ogni tipo che ricomprendono anche ovviamente le disabilità, motivo per cui non è sempre così facile, lo segnalava molto bene prima anche la professoressa Di Gennaro, trovare nel comparto aziendale, nel sistema delle imprese, imprese che siano preparate alla gestione con successo di un PCTO, quindi di un percorso di inserimento di studenti con diversa disabilità, ma che se opportunamente sostenute probabilmente potrebbero avere invece la sensibilità a farlo. Perfetto, ringrazio la dottoressa Rossetti e passo adesso la parola al dottor Federico Ottolenghi per i saluti finali. Eccoci. Permettetemi di ringraziare tutti i partecipanti all'incontro di oggi, tutti coloro che hanno realizzato e partecipato al progetto di cui abbiamo discusso e naturalmente anche le mie colleghe che hanno accompagnato il progetto e poi contribuito alla realizzazione dell'incontro di oggi. Gli spunti sarebbero tantissimi, ma credo che ognuno di noi poi potrà ragionarci e ci torneremo, perché appunto avremo anche delle occasioni di analisi ulteriore di questo progetto. Cito solo tre cose. Uno, questo tema del rapporto tra scuole e imprese, del linguaggio diverso e della necessità però di riuscire a farle parlare, e in questo mi pare che gli enti che stanno conducendo questi progetti possano fare anche da mediatori culturali tra lavoro, formazione e impresa. E, secondo tema, è la presenza importante, abbiamo visto anche oggi, delle famiglie. E, voglio citare, se ho capito bene, perché è un passaggio che non ho sentito benissimo, la testimonianza del papà di Caterina, che diceva è importante il fatto che ci siano non percorsi di alternanza pensati in modo, come dire, diversamente da altri per i ragazzi con disabilità, ma che ci sia l'accompagnamento dei ragazzi con disabilità dentro i percorsi di alternanza o come si chiamano oggi formalmente, che sono però pensati per tutti. E qui mi ricollego alle cose che diceva adesso Patrizia Rossetti. Noi abbiamo sperimentato in tanti campi che affrontare un tema come quello dei percorsi di alternanza con un focus particolare che aiuti a partecipare a questi percorsi per ragazzi con disabilità aiuta in realtà a pensare al meglio questi percorsi per tutti, nel senso che è uno sguardo da parte di chi ha qualche difficoltà in più, che però proprio per questo aiuta sviluppare il meglio di attenzione, il massimo di attenzione e di qualità nel pensare per tutti. Un'ulteriore riflessione è una conferma che mi pare venga dall'incontro di oggi sull'importanza di mantenere il metodo che stiamo cercando di tenere, che è quello di progettare il più possibile insieme questi percorsi, di accompagnarli con un monitoraggio molto attento e continuo, di utilizzare questo monitoraggio per valutare i percorsi e di utilizzare la valutazione per modificare e migliorare l'esperienza che abbiamo fatto. Aggiungo che l'incontro di oggi, il fatto cioè di comunicare anche il lavoro che si sta facendo, è qualcosa che noi, di cui forse noi a volte sottovalutiamo l'importanza, invece è utile. Intanto perché quando si comunica ad altri si è costretti a riflettere su quello che si sa in modo più attento e rigoroso, e poi perché l'allargamento dei confini della conoscenza di quello, questo come di altri progetti, aiuta credo altre persone, altri soggetti a entrare dentro questi percorsi, ad arricchirli e ad allargare
questo ambito di attività che, come tutti hanno detto, dobbiamo cercare di vendere sempre, sempre di più. In chiusura, voglio rinnovare a tutti, come mi ha chiesto, di fare i saluti della consigliera delegata Diana De Marchi, il ringraziamento per l'incontro di oggi e per il percorso di cui stiamo parlando, credo che la cosa migliore, insomma, da parte nostra sia quella di provare a rendere effettivo l'auspicio che lei consegnava in apertura dell'incontro, cioè quello di passare sempre di più dalla in termini quantitativi e qualitativi, dalla sperimentazione, corsi come quelli che stiamo facendo, al fatto di andare il più possibile a regime con queste attività, quindi sia dal punto di vista quantitativo estendendole, sia dal punto di vista qualitativo mettendo a punto, grazie all'esperienza fatta finora, dei modelli che possano essere, diciamo, a disposizione di tutti, e quindi rendere dei modelli di portafoglio, dei modelli operativi di azione e di intervento, che quindi rendano più facile a chi vuole unirsi nell'attuazione di questi progetti, fare tesoro dell'esperienza già fatta, e quindi partire non da zero, ma sulla base di quanto in qui, e quindi facilitando lo svolgimento. Grazie quindi ancora a tutte e a tutti voi, e credo con alcuni a prestissimo, spero a presto, ad altre occasioni di collaborazione e di confronto. Benissimo, grazie dottor Ottolenghi, ringrazio anch'io tutti i relatori e i partecipanti, perdonatemi ma ringrazio in particolar modo i ragazzi e le loro testimonianze. E, vi ricordo la possibilità di inviare i quesiti all'indirizzo mail programmazionemergo@cittametropolitana.milano.it. Provvederemo poi a raccoglierli, a rispondere e a inviare a tutti i partecipanti un documento con le risposte. Vi ringrazio ancora e auguro a tutti una buona serata.